Noi lo vediamo così: acque limpide e chiare popolate di pesci, rive ombrose, prati verdi ravvivati dai fiori più belli, corse di bimbi felici al sole di primavera. Ma è proprio così l'Isonzo, il nostro fiume? Ne vogliamo oggi parlare facendo insieme con voi un bel viaggio per cercare di conoscerlo sempre meglio. La più antica testimonianza del nome Isonzo è costituita da una lapide scoperta nel 1923 e risalente al II secolo d.C. L'epigrafe si riferisce a una lapide dedicata al dio fluviale Aesontius dal centurione Lucio Barbio, comandante del presidio militare di Guardia al Ponte. Il rilievo sotto il titolo rappresenta proprio il dio fluviale ed è conservato al Museo Archeologico di Aquileia. Si staglia all'orizzonte la cerchia delle Alpi Giulie. Tra le cime più alte, ricoperte da un candido manto nevoso, è riconoscibile il Monte Tricorno, anche se parzialmente nascosto da una leggera nuvola. Di lassù scendono le acque dell'Isonzo, che in questa serena giornata di gennaio è in piena, dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni. Dalle sorgenti in Val di Trenta, alla foce di Punta Sdobba, l'Isonzo è lungo 136 km. Tra i fiumi italiani occupa per lunghezza il 15° posto. Dal 1945, però, solo il suo corso inferiore, pari a 41 km, è rimasto all'Italia, mentre quello superiore appartiene alla Jugoslavia. Il territorio su cui scorre l'Isonzo si osserva meglio su questa carta prospettica. In un viaggio immaginario risaliamo il corso del fiume per giungere fino alle sorgenti. Dalle foci di Punta Sdobba fino a Gorizia non ci sono difficoltà. Passiamo ai piedi del Carso, ma rimaniamo sempre in pianura. Varchiamo il confine e, dopo Salcan, ormai in territorio jugoslavo, risaliamo la Gola, che si apre solo al lago di Santa Lucia e nella conca di Tolmino, il più importante centro abitato dell'Alto Isonzo. A Caporetto incontriamo un'altra strettoia. La valle si riapre nella conca di Plezzo, pittoresca località turistica, punto di partenza di suggestive escursioni alpine. Risaliamo ancora la Val di Trenta, su verso il passo Moestrocca, quota 1611 metri. Siamo giunti così ai piedi dei monti, che poco fa ci apparivano così lontani all'orizzonte. Sono le cime più alte delle Alpi Giulie. A ovest si innalza l'aspra piramide dello Jallovec, a metri 2643. E ad est ecco i bastioni del Tricorno, metri 2863, meta dei più arditi alpinisti. Le nevi ora si sono sciolte quasi tutte. Non siamo più a gennaio. Possiamo avvicinarci ancora un po', ma quanto aggiungere fin lassù, lasciamolo facciano questi che sembrano meglio attrezzati. Al di là del prato e del bosco, tra le rocce si intravede una cascata. La sorgente dovrebbe essere poco più su. Il sentiero sembra facile, ma siamo appena agli inizi. Infatti, ecco che il sentiero si inesplica sempre più aspro, mentre lì accanto l'acqua rimbalza scrosciando di roccia in roccia. Bisogna proprio essere degli acrobati per attraversare quel passaggio, tenendosi forte al cavo d'acciaio e rimanendo sospesi sull'acqua turbinosa. Per uno il difficile è superato. Ma invece di starsene lì a guardare, non sarebbe meglio dare una mano anche all'altro? Dopo le acrobazie si riprende il cammino con nuova lena. La sorgente è ormai a due passi. Eccola, dal buio di una forra nascosta nelle pieghe del Veli Kadnina, nasce l'Isonzo. La sua vita piena di mistero si presenta alla luce palpitando in un calice di pietra. Le sorgenti dell'Isonzo si trovano in Val di Trenta, a quota 935 metri.
alimentate da abbondanti precipitazioni, sono considerate sorgenti di tipo carsico o di fessura. È appena nato l'isonzo, ma dimostra subito la sua forza, la sua baldanza. Scende tumultuando, rombando, schiumando, levigando i corrugamenti, arpeggiando sulle pietre, rifrangendo luci. E ora sta per saltare da quelle rocce. Non si vede il fondo. Deve essere un bel salto. Cerchiamo di girare un po' al largo per scendere. Possiamo vedere meglio da qui. Saranno almeno 8 metri. Riprendiamo la discesa seguendo il corso rapido dell'acqua. Sembra quasi che il nostro giovane isonzo voglia sprofondare nelle pieghe profonde della montagna, ma invece batte con forza contro quelle rocce e poi cambia direzione. Appena più sotto, l'acqua scorre di nuovo gorgheggiando, limpida e fresca, di pietra in pietra. Se guardiamo più da vicino, vediamo chiaramente le rocce lustre ben levigate dall'acqua che scende in costante, divincolandosi e fuggendo a valle. È cresciuto un po' il nostro isonzo. All'acqua delle sorgenti si è aggiunta lungo il cammino quella di qualche vena misteriosa. Scorrendo tra rive verdeggianti, risaltano i riflessi azzurri e smeraldini dell'acqua sorgiva, ma ogni tanto il torrente si ingrossa e travolge ogni ostacolo, trascina a valle sassi e rocce, svelle alberi dalle profonde radici e li porta con sé, per poi abbandonarli lungo il cammino. Più sotto l'isonzo incontra nel suo rapido andare il primo ponte. Spesso i fiumi hanno segnato i confini tra i popoli e li hanno divisi, ma gli uomini hanno saputo superare le barriere che la natura li oppone al loro bisogno di muoversi, di conoscere e di conoscersi. Il ponte, quindi, è chiaro simbolo di questo bisogno degli uomini. L'isonzo prosegue il suo cammino e avanza saltellando allegramente sul greto sassoso, aprendosi una via tra i boschi della valle alpina. Abeti, faggi, frassini, olmi, ontani si specchiano nelle acque chiare del fiume. Rapido scende ancora in un letto tormentato, stretto tra le rocce verso le prime case, laggiù nella valle. Sta per arrivare a Santa Maria di Trenta. Torrenti e ruscelli della vallata alpina hanno donato le loro acque chiare a quelle dell'Isonzo, che ora si è ingrossato, ma non per questo procede meno agile e svelto. Questa passerella pare traballante e malsicura. Non c'è da temere però, in quanto da lunghi anni la gente del luogo ci passa sopra con gerle ricolme e con grandi fasci di fieno sulle spalle, curvate dalla fatica. Nella conca di Plezzo, l'Isonzo riceve le acque della Coritenza, il primo importante affluente che scende dal monte Mangart. Risalendo la valle, si giunge rapidamente al passo del Predil, sul confine italo-jugoslavo. Tra le rocce che durante i secoli ha sapientemente modellato, scende l'acqua limpida della Coritenza. Sembra più chiara e trasparente di quella dell'Isonzo. È turchese e azzurra, ha il verde chiarore della chioma del faggio, il latte delle betulle, il cielo alpino e i riflessi delle stelle. Nella conca di Tolmino i monti perdono le loro asperità, la vallata si allarga e l'Isonzo si distende in un letto di ghiaie biancheggianti tra i verdi chiari dei prati e quelli più cupi dei boschi circostanti. Non dissimile per aspetto al fiume che conosciamo qua giù in pianura, l'Isonzo rallenta la sua corsa e avanza più serenamente, illudendosi forse d'essere prossimo alla meta. Ma la vera meta è ancora lontana.
Questo non è il mare, è solo un lago, il lago di Santa Lucia. In lontananza si scorgono i monti che mandano fin qui con l'Isonzo le loro acque. Un paesaggio incantevole circonda le acque azzurre del lago, in cui si specchiano alberi frondosi e case pittoresche. Una barca a motore lascia una scia leggera sullo specchio appena increspato del lago. Il lago si restringe ormai presso la diga. Si tratta infatti di un lago artificiale che alimenta le centrali di Doblari e di Plava, quando più sotto l'Isonzo si fa inghiottire nella gola profonda che si apre nel verde. In una valle profondamente incisa e di suggestiva bellezza, l'Isonzo offre le sue rive sassose ai bagnanti che vogliono fuggire dalle calure estive e non temono di immergersi nelle acque fredde del fiume, o semplicemente vogliono abbronzarsi ai raggi del sole. I più arditi però sono questi, che si tuffano con bello stile dal ponte di Canal. L'Isonzo però non finisce mai di stupire. Ecco lo stretto tra le rocce a rispecchiare un cielo fiorito di nuvole chiare. Siamo a Canal. Canale, un paese sulla pietra, un ponte, antiche osterie. I vecchi ricordano i tetti di paglia. Prima che il fiume si apra libero nel piano, ecco che l'intervento perturbatore dell'uomo si appresta a fermare le sue acque per sfruttarne ancora una volta la potenza. Si sta costruendo la nuova diga di Salcano, un'opera prevista dagli accordi di Osimo del 1977 ed iniziata già nel gennaio del 1978. Alcuni, agricoltori isontini, Italia Nostra, temono che il nuovo impianto porti gravi squilibri al corso del fiume. Forse bisognerebbe ricorrere a un bacino di rifasamento in territorio italiano. Si potrebbe così conciliare gli interessi delle industrie jugoslave che hanno bisogno dell'energia elettrica con quelle degli agricoltori isontini che hanno bisogno dell'acqua per irrigare i loro campi. L'Isonzo sta per entrare in territorio italiano e Gorizia è lì a due passi. Si scorge sulla vena azzurra dell'Isonzo il ponte di Salcano. Un'opera ardita al servizio della ferrovia transalpina. Costruito nel 1906, è il ponte in pietra con un'arcata tra le più lunghe del mondo. Questo è uno dei ponti di Gorizia, il ponte di Piuma. Qui vicino, più a monte, dovrebbe sorgere lo sbarramento per la regolazione delle acque dell'Isonzo, già fermate dalla diga di Salcano. Siamo sempre a Gorizia. Oltre la passerella di Stracis si scorge lo sbarramento per la centrale del cotonificio. Al di là dell'Isonzo si distingue tra il verde la ridente città di Gorizia, con i suoi viali alberati, i giardini, le ville dal caratteristico stile austro-ungarico e in alto il castello, a dominare il borgo antico. Fermate dallo sbarramento dell'agro gradiscano cormonese, le acque dell'Isonzo, immobili, rispecchiano come in liquido cristallo gli archi maestosi del ponte ferroviario e il cielo azzurro. Il nuovissimo ponte 9 agosto accoglie nelle sue quattro corsie lo stanco traffico del primo pomeriggio. Emergono dall'acqua i resti del vecchio ponte, che incrinato dal terremoto del 1976 è stato demolito. Le opere di sbarramento a valle del ponte 9 agosto portano le acque dell'Isonzo a irrigare l'agro gradiscano cormonese con un grosso canale, che restituisce le acque residue all'altezza di Farra. Un ponte scavalca l'Isonzo all'altezza di Savogna e il ponte del raccordo autostradale che conduce dal valico di Sant'Andrea al casello di Villesse sull'autostrada Venezia-Trieste.
Ai piedi del Monte San Michele, l'Isonzo riceve da sinistra le acque torbide del Vipacco in una giornata nuvolosa. L'immagine non lo dimostra chiaramente, ma di sicuro le acque dell'Isonzo sono più chiare di quelle dei suoi affluenti per la diversa qualità del terreno che i due corsi d'acqua attraversano. Il Vipacco, l'antico Frigidus, massimo affluente dell'Isonzo, scende dalla selva di Pirò e scorre in un ampio solco tra la selva di Ternova e il Carso Goriziano. Appartiene all'Italia solo nei suoi ultimi 5 chilometri. A Sagrado vediamo lo sbarramento e le opere di derivazione che servono a irrigare i campi del Monfalconese. Da qui, con il canale dei Dottori, viene l'acqua che durante il periodo estivo serve a ristorare le terre riarse delle nostre campagne. Chiuso tra argini sicuri, in un letto larghissimo di ghiaie, l'Isonzo vaga ormai tranquillo, lasciando emergere, qua e là, isole di verde, che offrono comodi pascoli agli ultimi greggi. Tra gli argini e le rive, o sullo stesso greto di sabbie e sassi, i fiori non temono di aprire le loro corolle. Ecco i fiori dell'erba strega, che crescono di preferenza lungo i fossati presso l'acqua. Anche la saponaria, Saponaria officinalis, ama le rive umide dei corsi d'acqua. Le sue foglie strofinate tra le mani producono una schiuma simile a quella del sapone. Più nota ancora è la malva, Malva silvestris, pianta medicinale che viene usata con successo per curare le infiammazioni delle gengive. Questi cespugli, che crescono rigogliosi sulle isolette instabili e precarie dell'amplissimo letto dell'Isonzo, erano un tempo ricercati dai raccoglitori di vimini, materia prima per i numerosi cestai dei nostri paesi. Canestri, panieri e altri oggetti lavorati con grande perizia venivano poi portati, anche a piedi, al mercato di Trieste. Ma quella dei cestai è ormai un'arte sorpassata, e i salici, i fiori e le piante che crescono entro gli argini dell'Isonzo potrebbero vivere tranquillamente se nuovi e ben più gravi problemi non li minacciassero. Camion, ruspe, scavatrici instancabili sconvolgono senza pietà gli angoli più belli e suggestivi del nostro fiume. Infatti, capite che a due passi dal cartello nasce una discarica che deturpa vergognosamente la bellezza del paesaggio. Per questo il fiume soffre, il fiume è malato dall'incuria dell'uomo. Dobbiamo capire, il fiume è nella vita dell'uomo, è vivo. Non è solo un'incisione della terra, non è solo una strada dell'acqua verso il mare. E quel che muore, muore per sempre. Nel loro andare, le acque dell'Isonzo disegnano sulle rive delle curve perfette, quasi usassero un compasso. Al di là degli argini, il fondo di una cava abbandonata si è trasformato in un laghetto alimentato dalle vene sotterranee dell'Isonzo. Una volta, quando l'uomo non l'aveva ancora imprigionato tra gli argini, il fiume scorreva libero fino ai piedi del Carso, dove ora ci sono case e campi coltivati. Ora l'Isonzo, aprendosi una via con oziosi meandri sull'ampio letto ghiaioso e procedendo più rapido, con numerose correnti veloci ai bassi fondali, arriva là in fondo, ai Ponti di Pieris. I ponti sono tre, due per la ferrovia Venezia-Trieste, uno per la strada statale 14. In primo piano si scorge la confluenza con il Torre, qui in una insignificante vena d'acqua, ma non è sempre così. Dopo un'abbondante pioggia, il Torre riversa nell'Isonzo una grande quantità d'acqua, che alza il livello della piena, montana, già abbastanza consistente. In questo momento la portata dell'Isonzo supera i 4.000 metri cubi al secondo. È una portata enorme se si confronta a quella delle magre estive. Per questo si può dire che l'Isonzo è un fiume a carattere torrentizio.
Questo è il ponte sulla statale 14. Il letto del fiume è così ampio che all'interno degli argini c'è posto anche per delle coltivazioni. A destra si nota un grosso impianto per le scavazioni della ghiaia, attività che solo in questi ultimi anni è stata regolamentata. A valle del ponte di Pieris, l'Isonzo recupera parte delle acque perdute nel tratto che va da Gorizia alla zona delle risorgive. Ormai la pendenza è minima, il corso si fa lento e maestoso, preparandosi all'incontro con il mare. In questa immagine ripresa dal mare, lo vediamo là in fondo, una striscia azzurra al di là degli appezzamenti geometricamente disegnati nella fertile campagna del Fossalon, strappata alle paludi grazie alla bonifica, eseguita dall'ente Tre Venezie. Anche qui l'acqua dell'Isonzo è in primo piano. Al di là della diga, la quarantia si allarga, lasciando il posto a una boscosa isoletta, dove al suo interno qualcuno è riuscito a costruire una bella villa, nascosta tra gli alberi. Vediamo lo stesso tratto di fiume dalla sponda opposta, con la quarantia in primo piano. La diga è stata costruita nel 1937 per impedire all'Isonzo di spostare la sua foce verso oriente e giungere al mare attraverso la quarantia. Il trasporto di ghiaia e sabbia attraverso quest'ultimo canale aveva creato dei banchi subacquei e rischiava di chiudere gradualmente il Golfo di Panzano. Vediamo un po' più da vicino i casoni, sulla riva della quarantia. I casoni sono capanne, baracche, casette costruite su palafitte e dotate di attrezzature semplicissime per la pesca o lo svago. I proprietari, quasi tutti pescatori della domenica, partono da qui con la loro barca per trascorrere una giornata pescando o semplicemente cullandosi sull'acqua. Tra i casonari, pochi sono i pescatori di professione. Questi hanno sistemato sul fiume il bilancione. Il bilancione è una grande rete che viene calata nel fiume a intervalli regolari per mezzo di argani a motore. Sollevata la rete, i pesci si raccolgono al centro, sagomato a forma di imbuto in una nassa. Ecco alcuni esemplari di pesci catturati con il bilancione, raccolti da un pescatore. Si riconoscono le anguille, bisati, il cavedano, squal, le trote, i cefali, sievoli, le alborelle, sciauche, le passere. Sono pesci d'acqua dolce e pesci di mare in quanto siamo vicinissimi alle foci. Infatti, eccola in fondo la foce di Punta Sdobba. Gonfio, maestoso, come un re nel giorno dell'incoronazione, l'Isonzo se ne va verso l'ultimo abbraccio con il mare. Il sole è ormai al tramonto. Nelle acque dell'Adriatico si confondono quelle del fiume più bello d'Europa, l'Isonzo. Accompagnando l'Isonzo nel suo viaggio, abbiamo imparato a conoscerlo meglio, a capire i suoi problemi e ad amarlo.